per caso, tanti anni che non ci vedevamo, tanti anni che non ci sentivamo, e poi ci siamo incontrati per un giro nel Veneto e molto entusiasmo, e quindi ci siamo rimessi insieme, abbiamo fatto già due dischi. Che preferisco, tutti quelli che faccio ovviamente sono brani che preferisco, altrimenti non li proporrei da suonare col gruppo. Kew Gardens per esempio è un brano melodico che sono contento di come è venuto, si presta a vari tipi di interpretazione, credo che Venezia è la cosa più pertinente per questo brano, che armonicamente propone anche cose legate un po' alla nostra storia del jazz. Oh,
ci sono molti elementi di imprevedibilità. Il discorso elettronico che abbiamo affidato a Gianni funziona molto bene, è un colore assolutamente diverso, inaspettato. Quello che succede sul palco è difficile descriverlo, nei dischi onestamente non credo sia così facile si realizzi qui il clima che si, a volte fortunatamente si realizza sul palco. L'intensità e la partecipazione, anche se io preferisco registrare in studio, certe cose sono legate molto al palco. Quindi quello che succede per noi, per me, per noi è molto bello, è molto importante. C'è un grande interplay, un grande ascolto, questa è la base prima per avere dei riscontri reciproci di efficacia. Thank you.